Grave lutto per Francesco Totti. Oggi, infatti, 12 ottobre 2020, stamattina è morto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma l'amato padre. Si chiamava Enzo Totti. Lacrime che sono scese dal volto di Francesco Totti, il famoso giocatore di calcio, ex giocatore e attuale dirigente sportivo. Enzo aveva spento 76 candeline. E oggi purtroppo, lunedì 12 ottobre 2020, è morto. Da come si legge sul web, ma non sono sicuro di ciò, per colpa del Covid-19, del coronavirus. Diciamo che questa situazione sarebbe nata in quanto nel passato l'uomo avrebbe avuto un infarto che lo avrebbe colpito e di conseguenza potrebbe essere stato un infarto che potrebbe aver debilitato il fisico dell'uomo in questione, che, pensate, veniva chiamato lo sceriffo, va bene? Era stato colpito da un infarto, da come si legge qua su internet, che lo avrebbe tenuto lontano dalle trasferte per seguire l'amato figlio Francesco in giro per l'Italia. Questo video termina qua, questo è un video che non vuole ledere la privacy di Francesco Totti né della famiglia Totti Blasi, ma vuole solo informare eventuali persone. Stimo, apprezzo e voglio bene a Francesco Totti e alla sua famiglia. Questo non è un video di diffamazione né un video di violazione della privacy, sia ben chiaro. Vuole solo informare eventuali persone e fare attraverso questo video le condoglianze a Francesco Totti. Caro Francesco, ti sono vicino per il grave momento che stai passando. Sappi, sono sempre stato tifoso della Roma. Per me sei un grande, per me sei una persona meravigliosa, straordinaria, autentica e genuina. Se questo video dovesse dare problemi, fastidio, mandate un'email, narratoreitaliano@gmail.com, ripeto, narratoreitaliano@gmail.com, eliminerò il video in questione, ma se non mi arriveranno commenti, non mi arriveranno email, significa che tacitamente questo video può rimanere in quanto per ricordo del grande Francesco Totti e dell'amato padre Enzo Totti. Enzo Totti, riposi in pace, amen.